Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi voglio raccontarvi e spiegarvi il principio del mazzo ascensore. In che cosa consiste? Il principio del mazzo ascensore consiste appunto in una tecnica che permette al mago di riportare la carta nella posizione da lui desiderata. Supponiamo in effetti che il Jack di fiori venga preso e messo all'ultimo piano del mazzo di carte, quindi in 54esima posizione. Facendo partire però l'ascensore in questo modo, vediamo che il Jack non sarà più in ultima posizione del mazzo, in quanto appunto sta salendo l'ascensore. Sapete tutti però che il mazzo di carte è composto da ben 54 carte, quindi 54 piani. Di conseguenza Jack non è così rapido, non potrà essere già in prima posizione. Ecco però che qui entra in gioco l'abilità del mago, in quanto se il mago stimola così l'ascensore ad andare più velocemente, ecco che il Jack, in un men che non si dica, sale in prima posizione. Ciao a tutti ragazzi, spero che l'effetto da me proposto vi sia piaciuto. Scusate se è un po' corto, ma appunto lo è, in quanto vi è una seconda parte del video in cui vi annuncio il mini contest che ho intenzione di proporvi. Siccome adesso parto in vacanza per 5-6 giorni, ho intenzione di proporvi questo contest che durerà fino a domenica e consisterà appunto in un contest a commenti, ovvero voi potrete postare sotto questo video fino a un massimo di 5 commenti a testa, quindi 5 commenti per ciascuna persona, e una volta tornata dalla vacanza, quindi domenica, penso che il video del vincitore uscirà di lunedì, io estrarrò un commento casuale tra tutti quelli presenti sotto il mio video e il vincitore del contest, quindi colui appunto che verrà estratto, avrà la possibilità appunto di registrare un video di magia o comunque di passarmi un suo video di magia che verrà poi ricaricato sul mio canale con il titolo video del vincitore del contest di Sbardo 95 o comunque qualcosa del genere. Quindi chi vincerà questo contest appunto con e mediante l'estrazione avrà la possibilità di pubblicare un suo video di magia sul mio canale. Sì, il mio non sarà un grande canale o comunque sia un canale di enormi dimensioni, però penso che questa potrebbe essere una buona proposta per un contest un po' diverso dal solito, diciamo. Fatemi sapere nei commenti se è così. L'unica regola per partecipare a questo contest è essere iscritti al mio canale e lasciare un mi piace sotto questo video. Fatemi sapere se appunto l'idea di questo contest vi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!